Resta alto il numero di furti in Bergamasca, oltre 13.000 denunce, ma in generale rispetto al 2011 sono calati di circa 2.000 i reati, per un totale di 25.000. È il dato che emerge dal bilancio dell'attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo in occasione del 198° anniversario della fondazione dell'arma. I materiali più rubati sono il rame, con oltre 900 denunce nell'ultimo anno, e le slot machine. Gli autori sono al 90% immigrati di origine albanese e rumena. Le persone arrestate dai carabinieri per furto negli ultimi 12 mesi sono state 179. Un altro fenomeno che preoccupa e impegna i carabinieri è quello delle truffe, in particolare ai danni degli anziani che vivono da soli. Complessivamente da giugno 2011 sono state denunciate all'arma 793 truffe, in 325 casi sono stati scoperti gli autori. Per quanto riguarda il contrasto dello spaccio, negli ultimi 12 mesi sono stati sequestrati 157 kg di droga, con 175 arrestati e 243 denunciati. Il modello di sicurezza adottato dai miei carabinieri deve essere aderente al concetto di prossimità, di vicinanza alla popolazione. Noi cerchiamo di dare il meglio, di contenere attraverso la prevenzione quelli che sono i reati predatori, soprattutto che creano quello più fastidio alla gente e all'allarme sociale, e quindi di conseguenza cerchiamo di adottare dei sistemi in modo tale da contenere il fenomeno. Per me è fondamentale l'attività preventiva, la vicinanza con la popolazione, la prossimità, e quindi questo è il dato più importante, perché il carabiniere deve essere conosciuto come una persona vicina, qualcuno lo considera come un amico. 198 è un anniversario di rilievo. In questi anni la figura del carabiniere è diventata sempre più un punto di riferimento per il cittadino e l'immagine della lotta alla criminalità. È stata una cerimonia sobria stamattina, con il ricordo dei caduti dell'arma, il silenzio per le vittime del sisma in Emilia e la consegna delle onorificenze ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio.